Vi mostro come selezionare le query speciali di Google e poi come utilizzarle. In pratica, una volta arrivati nel pannello query di ricerca del Webmaster Tools, qua vedete tutte le query che portano traffico al vostro sito. Selezionando la stellina, ecco qui, voi selezionate in pratica le query speciali. Ah, le vediamo tutte. In pratica, ora io ne ho selezionate solo alcune, ma è importante selezionare quelle che portano più traffico, le 50, le 100 più importanti per il vostro sito, per poi andare a fare un lavoro che vi illustro presto. Poi utilizzo filtri, clicco su filtri, lascio vuoto questo campo, clicco su applica. E mi ritrovo, no, scusate, seleziono solo query speciali, devo selezionare questo check, lascio vuoto questo campo, clicco su applica e mi riporta al pannello con solo le chiavi, le query che io ho selezionato. Ora, perché è importante questo pannello? Perché voi potete trovare le chiavi che hanno, selezionare insomma le chiavi che hanno un CTR diciamo abbastanza buono e andare quindi a lavorare su queste chiavi, su queste query dove compaiono i vostri URL del vostro sito per migliorare questo dato, perché a volte conviene di più lavorare sul CTR dei vostri risultati che non sul posizionamento naturale. Ci sono vari modi per lavorare sul CTR, dalla modifica del titolo di una pagina che può catturare l'attenzione dell'utente e indurlo al click, al ottenere un rich snippet nel SERP di Google, più risultati o altre forme che rendono il vostro risultato su Google diverso dagli altri. Nella descrizione di questo video trovate l'URL alla discussione del forum GT che vi spiega come aumentare il CTR, come ottenere più risultati e vi spiega quali sono appunto tutte le varie, i vari modi per ottenere questo risultato. Ci vediamo sul forum GT.